Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È ormai ufficiale a tutti gli effetti. Luigi Di Maio lascia, si dimette e abbandona il suo ruolo. Io lo dissi e ora ne ho conferma. Se il 5 Stelle si associa alla New Left fucsia e postmoderna dei maggiordomi del padronato cosmopolitico, allora è la tragedia del 5 Stelle. Lo dissi l'estate scorsa, 2019, allorché Matteo Salvini improvvidamente volle far finire l'esperienza del governo giallo-verde da lungo tempo inviso ai poteri del global capitalismo e della tecnocrazia efficientemente repressiva di Bruxelles. A quel tempo dissi in modo fermo e chiaro che il 5 Stelle aveva ora dinanzi a sé un bivio: o proseguire autonomamente in solitudine produttiva, cercando di creare ex novo una propria egemonia culturale centrata su un sovranismo populista di opposizione democratica al globalismo verticistico, repressivo e post-democratico rappresentato dall'Unione Europea, oppure in caso contrario capitolare nel Partito Democratico per sancire ipso facto il proprio tramonto definitivo. Quello era il bivio che nel luglio 2019 ravvisavo dinanzi al Movimento 5 Stelle. Ebbene, il 5 Stelle ha scelto improvvidamente, a mio giudizio, la scelta del proprio suicidio. Per riprendere una bella espressione di Augusto Del Noce, è il suicidio della rivoluzione, o in questo caso più prosaicamente il suicidio di un movimento che era partito per opporsi giustamente ai poteri dominanti e che si ritrova ora mutatis mutandis a difenderli in maniera cadaverica. Questa è la sorte del 5 Stelle allo stato dei fatti. Tutto ciò che avevo previsto si sta purtroppo, devo dire, realizzando. Il 5 Stelle, avvicinandosi al Partito Democratico, si è decaffeinato, ha perso gradualmente, con lenta e solerte continuità, la propria vis critica, quella in virtù della quale si opponeva fermamente all'Unione Europea e al Partito Democratico di completamento del padronato cosmopolitico No Border, la vis critica ancora in virtù della quale rivendicava con vigoria la sovranità nazionale come baluardo della democrazia e dei diritti sociali. E dopo questa prima fase di decaffeinamento proseguita dal luglio 2019 fino a tempi recenti, arriva ora il momento del suicidio del 5 Stelle. Le parole di Di Maio non lasciano adito a dubbi: il 5 Stelle si sta decomponendo, si sta sfarinando, sta annullandosi dall'interno. Ebbene, l'evidenza che abbiamo sotto i nostri occhi è che i nuclei buoni del 5 Stelle, quelli che effettivamente esistono, si trovano ora senza una casa. Si trovano senza una casa perché non si sentono più rappresentati da un movimento che è ormai il fronte avanzato del potere dell'Unione Europea e del global capitalismo, rappresentato da un governo giallo-fucsia, nemico delle classi lavoratrici e delle classi popolari, la massa damnata dei miserables del globalismo. Non si sente più rappresentato e si trova ora dinanzi a un nuovo bivio: o rimanere all'interno di un partito ipersistemico, oppure compiere una secessione e produrre qualcosa di nuovo. È da sperare che questi nuclei buoni sappiano mantenere una giusta traiettoria, in attesa forse di una nuova e più idonea collocazione. E questa traiettoria è con tutta evidenza quella della sovranità del popolo, al centro dell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale. La sovranità del popolo come ineludibile base per la democrazia e per l'opposizione al globalismo verticistico e post-democratico. Questa è la situazione, come avrebbe detto lo Hegel, hic rodus, hic salta.